tutti, oggi voglio fare un video un po' diverso e per certi versi magari anche un po' controverso circa come sopravvivere al Natale. Perché dico sopravvivere? Perché mi rivolgo principalmente a quelle persone che soffrono di disturbi alimentari o che comunque vivono il momento del cibo, il momento di sedersi a tavola con ansia, con preoccupazione. Persone che quando gli dici è Natale pensano subito al cibo, pensano subito al pranzo, a quanto dovranno mangiare, quanto saranno costretti a mangiare, i cibi non sani, il pandoro, il panettone, le torte, i dolci, le miriade di tentazioni che dovranno affrontare. Io ho avuto delle ragazze, anche ragazzi, che mi hanno scritto un mese fa chiedendomi come mi comporterò a Natale, cosa mangerò a Natale. A che io gli ho risposto, non lo so, è 20 novembre, ancora ci devo pensare. Ma loro ci stavano già pensando, loro erano già preoccupati di quello che mangeranno, di quei due giorni. Quei due giorni non sono per queste persone un momento di gioia, di relax, di tranquillità, di condivisione con la propria famiglia, ma sono un'ansia, l'ansia di mangiare, l'ansia di vivere il cibo, l'ansia di passare due giorni in mezzo al cibo. La parola che sentirete di più in questi giorni pre-Natale è godetevelo. Ma per persone che soffrono, che vivono il cibo con ansia, questo godetevelo è impossibile. Se fino al giorno prima erano lì a pesare tutto, pesare ogni grammo di pasta, farsi problemi se veniva versato un chicco in più per magari finire il pacchetto del riso, farsi problemi e stare lì a calcolare sull'applicazione ogni cosa che mangiano, le verdure, i singoli grammi, preoccuparsi se non si è inserito qualcosa o se si è sforato i macronutrienti, i macros e tutto, queste persone non possono guarire da un giorno all'altro. Come non si guarisce in un giorno, non si può guarire soltanto perché è Natale. È un processo lungo che richiede costanza e richiede tanto tanto tempo e sacrifici. Non accade solo perché è Natale. Ed è questo il motivo per cui io andrò un po' controcorrente e vi dirò alcuni consigli per sopravvivere al Natale. Ammetto che è un po' difficile da spiegare, ma soprattutto da comprendere se non si è dentro questo disturbo. Ho notato che nel mio ultimo video sulla buffate non è stato molto capito quello che dicevo, e infatti ci sono stati alcuni commenti che non avevano molto senso con lo spirito del mio canale e con quello che cerco di fare, cioè quello che cerco di dire, perché sono stati fatti da persone che non sono dentro questo problema o che non vi sono state. Quindi prego queste persone di non arrivare subito alla conclusione, ma cercare di immedesimarsi in queste persone oppure evitare di fare commenti un po' inutili. Sono contenta perché sono riuscita invece a raggiungere le persone che volevo e infatti ho visto un loro responso positivo. Quindi adesso sto cercando di rivolgermi sempre a queste persone e vediamo se ci riesco, perché è un pochino difficile. Allora, il mio primo consiglio è ascoltatevi, parlatevi e chiarite con voi stessi quello di cui avete veramente paura. Avete paura del pranzo, dei tortellini, della carne, del panettone, del torrone, delle noci. Perché quando avete identificato ciò che vi fa davvero paura, ciò che non sareste mai a vostro agio a mangiare, il mio consiglio, e so che può sembrare strano perché di solito si dice sempre il contrario, conceditelo, il mio consiglio è non mangiarlo. Ma perché? Perché è qualcosa che poi vi fa stare male, perché poi magari può scatenare quel tanto ormai e quindi scatenare la buffata, può scatenare quel senso di colpa e quindi farvi stare male quei due giorni, farvi stare a disagio, volervi rinchiudere, non voler passare tempo con gli altri. E questo è contro lo spirito del Natale. Il mio consiglio è fate ciò che vi fa stare bene. Vi fa stare bene non mangiare il panettone, non mangiatelo. Non è il panettone mangiato a Natale che dirà ah, allora siete guariti. No. Avrete tutto il tempo per dimostrare a voi stessi che siete guariti, avete tutto un anno per mangiare di più, per mangiare meglio, per mangiare anche il panettone senza problemi, ma se non siete pronti il giorno di Natale, non mangiatelo. È meglio, secondo me, mangiare bene, mangiare come volete. Quei due giorni non cambiano nulla, come non si perde peso in un giorno, non si prende peso in un giorno e non si prende coscienza della propria guarigione in un giorno. Non siete pronti, non vi sentite a vostro agio, va bene, fa lo stesso, mangiate quello che vi fa sentire bene, perché, e questo è il principio base, il Natale
è un momento di gioia, un momento di condivisione, un momento di felicità. Io mi ricordo che quando mangiavo qualcosa che non mi faceva stare a mio agio, io poi mi rinchiudevo a riccio. Non volevo frequentare nessuno, non volevo stare con nessuno, volevo allontanare tutti, mi sentivo a disagio, mi sentivo un fallimento, volevo soltanto rinchiudermi sotto le lenzuola e starmene da sola, ok? E questo è contro lo spirito del Natale. Il Natale è stare insieme, il Natale è passare il pomeriggio a giocare a scarabeo, il Natale è passare tutta la giornata insieme a fare cose, a chiacchierare, a stare bene, a ridere, a sorridere. Se tu invece poi non ti senti a tuo agio, ti rinchiudi nel tuo mondo, sei incazzato con tutti, non è questo Natale. Però hai mangiato il pandoro. E allora chi se ne frega se hai mangiato il pandoro? Te lo potrai mangiare 10.000 volte sto pandoro. Non è che c'è soltanto il giorno di Natale. Silvia, calmati. C'è Luna che mi sta guardando un po' interdetta. Vabbè. Mi infervoro un pochino perché sono cose che sento sempre dire goditela, goditela, ma non te la puoi godere se non sei pronto. In più, capito ciò che vi fa stare bene e vi fa stare male? Parlatene. Parlatene con la vostra famiglia, parlatene con i vostri cari. Queste sono persone che vogliono stare con voi, che vi vogliono bene, con le quali dovreste essere totalmente aperti. Io ho notato che più parlavo con mia mamma, più le dicevo: mamma, non mi sento a mio agio a mangiare questo. Allora lei capiva e non mi forzava. Non mi sentivo forzata a mangiare, era sempre una mia decisione. Spesso, anzi, quando vedeva che magari mangiavo qualcosa che solitamente non mangiavo e quindi magari vedeva che mi stava per partire la buffata, mi guardava e mi diceva: Silvia, sei sicura? Allora io lì tornavo un attimo in me e mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato a bloccare le abbuffate, che è qualcosa di pazzesco e davvero senza a volte non sarei mai riuscita, ma mi ha aiutato anche a fidarmi. Io prima non le concedevo di cucinarmi nemmeno le verdure perché non mi fidavo, avevo paura che ci mettesse il burro, cose del genere, che poi mia mamma non cucina neanche col burro, non esiste neanche a casa mia, però non mi fidavo. Adesso ho sviluppato questo rapporto di fiducia dato dal fatto che gliene ho parlato. Sono persone che vi vogliono bene, se no non passereste Natale con loro. Dirgli quello che vi fa stare bene, quello che vi fa stare male, vi può soltanto aiutare sia a loro che a voi a avere un ambiente più sereno. Un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di non limitarvi troppo. Lo so, è un po' il contrario di quello che ho detto finora, però se il tuo corpo ti chiede qualcosa, la tua testa ti dice non tardare, non lo farei mai, per un momento la testa può vincere, ma dopo è il corpo che vince. Quindi il mio consiglio è: ascoltatevi, fate ciò che vi fa stare bene, parlatene, non forzatevi, però non limitatevi troppo. Mangiate in famiglia, non è no, io continuo a mangiare riso, pollo e verdure. Sono comunque da fare dei compromessi, mangia comunque a tavola. Mangia quello che mangiano i tuoi, sta in compagnia, cerca di non esagerare da un certo punto di vista, cerca di comunque trovare un equilibrio, perché comunque è sempre un'esperienza per migliorarti, per andare avanti, per fare un passo fuori dalla tua area di comfort. Sei abituata a mangiare il tuo cibo, già è un passo avanti il fatto che hai mangiato quello preparato dagli altri, in porzioni limitate, senza calcolare, senza guardare questo, senza guardare quello, sbilanciato che sia, va bene, però già questo è un passo avanti. Quindi magari è questo quello che puoi trarre da questo Natale, non l'aver mangiato chissà cosa, i dolcetti. Limitarsi troppo poi porta a volere tutto, quindi fate attenzione anche a questo, che non si rovesci la medaglia proprio a fine del Natale, perché è come se avesse superato questo, allora vi rilassate un attimo, prendete il controllo e boom, cosa che è successa a me, quindi posso benissimo capire. Voglio finire il mio discorso dicendo: cos'è il Natale? Il Natale è un momento di condivisione, di gioia, di passare finalmente una giornata in tranquillità a casa con la propria famiglia, dove il cibo è un contorno, un momento di unione, ma non è centrale, non è quello per cui si fa il Natale. Il Natale è tutt'altro. Il fatto che le persone dicano è Natale, mi posso sfondare, a me non piace, ma non perché ti sfondi, non perché, non per altro, ma perché lo vedo su mio fratello. Mio fratello fa questo discorso: è Natale, mangio tutto il mondo, bene. Finisce il pranzo, si alza e fa: io sono stanco, vado a letto. Passa tutto il giorno a letto. Bellissimo momento di condivisione, davvero, grazie Fabio, gentilissimo. E quindi che Natale è?
Che Natale è uno che passa il Natale tutto il giorno a letto perché sta male di aver mangiato troppo. Quindi il mio consiglio, il mio messaggio è: godetevi il Natale. Natale come momento di stare insieme, stare in famiglia, goderselo, stare con Luna. Senza pensare troppo al cibo, senza pensare troppo a quello che si sta mangiando. Sei pronta per il Natale? Ti compro cappellino natalizio. Con questo vi salutiamo. Buon Natale!